Ciao a tutti, ancora ben ritrovati e ancora un video riguardante il teorema di Green e le funzioni implicite di dieta. Ancora una volta, sì, ne facciamo un bel po' così, facciamo tutte le tipologie di esercizio che vengono affrontate, poi vedremo anche quelle di tre variabili, quindi come al solito ci dilunghiamo abbastanza sull'argomento, non perché evidentemente voglia tediarvi, ma perché è chiaro che l'argomento va fatto, va fatto per quanto mi riguarda in maniera dettagliata, poi naturalmente gli altri fanno quello che vogliono, figuriamoci. Ci chiedono di stabilire che l'equazione x più aperta la tonda, y meno 1 chiusa la tonda, che moltiplica il logaritmo di y più e alla x meno 1 uguale 0, definisca implicitamente una funzione, attenzione, x uguale x di y, quindi occhio che questa volta è x uguale x di y, naturalmente in un intorno del punto P di coordinate questa volta 0, 1. Ci chiedono di determinare la formula di Taylor fino al secondo ordine per naturalmente la nostra, relativamente alla nostra x uguale x di y. Prima di farlo, notiamo che la nostra funzione è infinitamente derivabile nel nostro campo A, che è del tipo xy appartenente a R2, tale che y è maggiore di 0, vuol dire tutto R2 tranne i punti che stanno sull'asse delle x, sull'asse delle ascisse. In questo campo A possiamo dire che la F è di classe C infinito, appunto A, e possiamo dire che notiamo come la F calcolata in 0,1 venga chiaramente 0, perché viene 0, 1 meno 1, 0 per logaritmo di 1, peraltro sempre 0, 0 per 0 è 0, 0 più 0 fa 0 e alla 0,1, 1 meno 1, 0, la f calcolata in 0,1 viene effettivamente 0. Vi faccio altresì notare che dobbiamo verificare che venga diversa da 0 nel punto 0,1 la f' rispetto ad x, che andiamo subito a calcolare. Qui abbiamo una derivata nulla perché stiamo derivando rispetto ad x e questa è costante, questo è nullo, e 1 più e alla x, la derivata parziale della f fatta rispetto ad x, e di conseguenza notiamo come la f' in x, la f' rispetto ad x in p valga 1 più e alla 0, quindi 2, sicuramente diversa da 0, e allora le ipotesi del teorema di Dini sono verificate, quindi possiamo dire che la nostra equazione, quella lì, uguale a f di x, y uguale a 0, definisce implicitamente una funzione ad un sol valore x uguale x di y nell'intorno del punto P 0,1, soddisfacente evidentemente la nostra equazione, cioè tale che f di x di y sia pari a 0. Calcoliamo a questo punto anche la f' rispetto ad y, che in questo caso sarà 0, 0, 0. Dobbiamo derivare questo prodotto. Che significa derivare? Il primo fattore, 1 per log y derivato log y, più la derivata di log y che è 1 su y, per y meno 1 non derivata, quindi è più y meno 1 fratto y. Facciamo notare come la derivata prima della f rispetto ad y nel punto 0,1, cioè nel punto P, vale, ricordando che in questo caso la y vale 1, 1 meno 1 0, 0 su 1 0, logaritmo naturale di 1 è 0, 0 più 0 è 0. E quindi già possiamo scrivere l'espressione della nostra x' in 1, attenzione, parliamo di ordinata, la x' in 1 è meno il rapporto tra l'f' rispetto ad y in p e la f' rispetto ad x in p, che sta al denominatore, infatti è diversa da 0, ma vedete che meno 0 fratto 2 è 0, la x' in 1 viene pertanto 0. Fatto questo, a questo punto non ci rimane altro che calcolare la x secondo in 1. Calcolando questa potremo scrivere effettivamente l'espressione della formula del polinomio di Taylor relativamente alla x uguale x di y centrata in 1 fino a secondo ordine, infatti ci manca la derivata seconda. Per farlo possiamo utilizzare il precedente metodo che abbiamo visto nel precedente video, la formula che vi ho dato, ma in questo caso però guardiamo bene le due derivate, guardiamo bene il calcolo della della x' in 1 che abbiamo fatto. L'abbiamo scritto, ma non abbiamo scritto le due espressioni. Noi sappiamo che per definizione, per tesi del teorema di Dini, la x' di 1 vale meno, linea di frazione, il rapporto tra la derivata parziale prima della f rispetto ad y in 0,1 e la derivata parziale prima della f fatta rispetto ad x in 0,1. Questa è è la formula, no? La tesi del teorema di Dini.
Andiamo a scrivere l'espressione, cioè è proprio quanto valgono, no? La f' rispetto ad y, l'abbiamo scritto, valeva, ve lo ricordate, y meno 1 fratto y. La f' rispetto ad x, che è in 0,1, peraltro la diversa da 0 per ipotesi di Dini, del Dini, valeva 1 più e alla x. No? Eccola qua pertanto la derivata prima della x in 1. Dunque, chiedo scusa, per calcolare la seconda, non avete visto che parliamo di una x uguale x di y, si può anche ricorrere a questo escamotage. La x secondo in 1 sarà la derivata rispetto questa volta ad y, perché se calcolassimo, ricordo, la y secondo in un valore di ascissa è la derivata rispetto ad x di questo quoziente. Qui è la derivata rispetto ad y di questo quoziente. Quindi meno, fatemelo mettere qui davanti, però deriviamo rispetto ad y questo quoziente. Qua sotto abbiamo tutto un fattore, tutta una quantità in x, quindi possiamo portare fuori. Quindi abbiamo che, oltre al meno che già abbiamo portato fuori, possiamo portare fuori un meno 1 fratto 1 più alla x e derivare parzialmente rispetto ad y proprio y meno 1 fratto, dunque chiedo scusa, io qua ho detto una stupidaggine, la derivata rispetto ad y non è questa, ma era per esattezza log y più y meno 1 fratto y, mi sono dimenticato un log y, chiedo venia, mi ero dimenticato, l'avevamo già calcolata prima ed era log y naturale più y meno 1 su y. Ripeto ancora, per calcolare la y, la x, per calcolare la x, questa naturalmente è la x primo di 1, per calcolare la x secondo di 1 dobbiamo derivare rispetto ad y questa quantità, quindi applicare la derivata di un quoziente, naturalmente lasciando il meno davanti. Ma visto che dobbiamo derivare rispetto ad y questa quantità, non è da fare un quoziente, ci sarebbe da fare in generale un quoziente, ma attenzione, non c'è in questo caso da fare un quoziente, perché? Perché questa quantità qui è una costante rispetto ad y e quindi l'ho portata fuori insieme al meno. E quindi deriverò rispetto ad y semplicemente il log y più y meno 1 fratto y. È questo che io devo fare. Fatto questo avrò ottenuto l'espressione della x secondo di 1, alla quale evidentemente sostituirò alla x 0 e alla y 1. Quindi pertanto avrò che la x secondo di 1 è meno 1 fratto 1 più e alla x. In generale la x secondo, per meglio dire, questa è di y e questa è di y, perché ancora la y non ce l'ho messa, no? Quindi lasciamo la x secondo di y, per essere precisi. Meno 1 fratto 1 più la x, che moltiplica che cosa? Beh, qua abbiamo derivata di una somma algebrica rispetto ad y, derivata di log y e 1 su y. Questa, ve la ricordo, la posso fare come un quoziente, ma la posso scrivere come la derivata di y fratto y meno 1 fratto y. Vi ricordo che la derivata di y fratto y è derivata di 1 che è 0. La derivata di 1 su y, se ve lo ricordate, è meno 1 fratto y quadro. E quindi col meno davanti è un 1 su y più 1 su y quadro. Ecco qua. Ora, questa è l'espressione della nostra x secondo di y, alla quale dovremo evidentemente sostituire al posto della y il valore 1, al posto della x il valore 0. Spero di essere stato chiaro. Quindi a volte è molto comodo, è molto più comodo far così, anziché fare qui quelle baraonde di calcoli pazzesche che abbiamo fatto nei precedenti esercizi. Pertanto la x secondo 1 sarà meno 1 fratto. Ora la x è evidentemente 0, è alla 0,1, quindi meno 1 mezzo che moltiplica. Chiaramente 1 su 1 fa 1, più 1 al quadrato è sempre 1, 1 su 1, 1, 1 più 1. Come potete vedere, in questo caso la x secondo in 1 viene meno 2 mezzi, ovvero un meno 1. E allora, visto che viene meno 1, possiamo scrivere che la x secondo di 1 è meno 1 e possiamo a questo punto scrivere la espressione del nostro polinomio di Taylor. Vado quindi a cancellare il nostro, attenzione, possiamo indicare con x di y, t di y maiuscolo per indicare che sto scrivendo
scrivendo il polinomio di tempo, di y naturalmente è la x sarà x calcolata in 1, naturalmente il polinomio di Taylor centrato evidentemente in 1, quindi il punto y con 0 è 1, visto che ce lo dà il testo, x di 1 più x primo di 1 per y meno 1, per y con y con 0, attenzione, più la x secondo in 1, come al solito, su il fattoriale di 2, che moltiplica, ma cancello, tanto ormai, cancello, le metto un pochino più là, che moltiplica y meno 1 al quadrato, più o piccolo naturalmente di y meno 1 al quadrato, dove vi ricordo, la x primo in 1, abbiamo detto essere meno 1, la x primo in 1, la x secondo, chiedo scusa, in 1, abbiamo detto essere meno 1, la x primo in 1 abbiamo detto essere la x primo in 1 abbiamo detto essere 0. Vi ricordo che la x di 1 è evidentemente 0, quindi il nostro t di y, no, x di y, chiamato come volete, sarà 0, questo è 0. Ricordiamo che meno 1 è la x secondo di 1, quindi 2 fattoriale 2 è un meno un mezzo y meno 1 al quadrato più o piccolo di y meno 1 al quadrato è l'espressione del polinomio di Taylor centrato in y con 0 uguale 1 del secondo fino a secondo ordine con il resto di Peano specificato della nostra evidentemente funzione un sol valore definita implicitamente dalla nostra equazione trascendente x più y meno 1 per log y più la x meno 1 uguale 0 x uguale x di y.